La differenza che c'era fra le majorette di 31 anni fa e le ragazze di adesso? Allora, quando abbiamo iniziato io ero abbastanza piccola, avevo 8-9 anni, però diciamo che subito a 11-12 anni, mi sembra di ricordare, sono stata diciamo, scelta come mazziera, quindi sono passata diciamo, in prima fila. La mazziera è quella che porta La la capitana, capitana. quindi quella che sta, diciamo, davanti a Che tutto dà il il tempo a tutte gruppo le e altre. dà, sì, il tempo a tutte le altre maggiorette. E comunque, come dicevo prima, ecco, pur essendo, io questo mi ricordo, che pur essendo, diciamo, una tra le più piccole, perché a 11 anni avevo comunque dietro delle ragazze che ne avevano 18, 20 anni. C'era il massimo rispetto. La differenza che ci può essere, scusate, da quel momento in avanti, diciamo, tutto il percorso è stato sicuramente un percorso, come lo vedo io, che è andato comunque in crescendo, perché abbiamo iniziato in modo abbastanza autodidatta, si cercava di capire come poter utilizzare questo strumento che ci veniva messo tra le mani, che è appunto il twirling, come lo chiamiamo adesso, mentre diciamo 30 anni fa lo chiamavamo bastone, quindi è tutto anche diciamo il C'è percorso stata un'evoluzione di anche nel evoluzione, nome dello anche strumento nel che nome dello usa. strumento che non sapevamo bene come inquadrarlo. Comunque, grandi differenze. Non sento di, Non ci soprattutto nel sono. gruppo, cioè è stato comunque sempre un gruppo molto unito, come dicevo prima, dalle bambine piccole a quelle più grandi. Tant'è vero che, ecco, anch'io ho visto comunque Barbara, diciamo, entrare nel gruppo, anche lei aveva appena 6 anni e neanche, insomma, passa il tempo, però siamo sempre tutte Siete un insieme. gruppo.